Imola, Imola non è Formula 1, ma la vera Imola è la gara della Bughi TV con tutti i personaggi. Parte favorito Lionello, seguito da Vincenzino Pellegrino, Nicolino Bughi, Matilde Gambet Cavara Cava, Marcellino Letizia Piazza Maria, Bomberone Poggi, Montevecchi Portofranco. Io, che comunque porto il nome di Nicolino per un errore di profilo, Jeffrey Cristina Samuele, Vanessona chiude con la Abarth, macchina sicuramente non adatta a questa gara, ma andiamo direttamente in pista per 5 giri folli a casa nostra. Siamo qui a casa nostra. Pronti ragazzi? E via che si va! Con Portofranco che ci attacca, l'orrendo Poggi a destra, sarà bagarre, sarà sicuramente bagarre. Una Piazza Maria con questa macchinina che dà sicuramente fastidio. Qua arriviamo alla staccata, ci attacca assolutamente cattivissima la Piazza Lucia. O Maria, io me la confondo sempre. Il bomberone arriva qua alla staccata. Vedrete che tornerà a infilarsi lei, temeraria. Sfruttiamo tutto il cordolo. Sicuramente quelli davanti hanno qualcosa in più. Guardate che roba, ci attacca incredibilmente. Ci attacca incredibilmente all'interno. Cominciamo a perdere terreno dai primi, ma si sapeva già, hanno un passo, qua arriviamo molto lunghi, erroraccio, erroraccio, ci passa Poggi, prendiamo una sportellata da Mario, ci attacca Mario, temerario, andiamo a giocarci. Questo impatto con Mario è qua, quella che è stata ribattezzata la Gresini, questa destra-sinistra che noi facciamo un po' male. Poggi se ne va, ancora Mario, meglio lasciargli lo spazio perché Mario paura non ne ha, ci dà botte da Orbi, arriviamo là alla rivassa. Chissà mai che Mario non arrivi lungo, invece la fa perfettamente. Bravissimo Mario, qua gioca molto bene con il cordolo, il nostro temerario rapper, e poi si lancia. Siamo quindicesimi, anzi sedicesimi, con davanti Mario che ha un buon passo. Il primo giro se n'è andato. Speranza che là davanti qualcuno pasticci, faccia qualcosa, un attacco incredibile all'esterno che portiamo a Mario, ormai è una lotta fra noi e lui. Io non credo più di poter prendere Poggi, che sicuramente ha qualcosa in più. Schifoso, schifoso Martino, orribile, se n'è andato. Noi ci giochiamo a sportellate questa posizione con il rapper temibile che ci incalza senza nessun tipo di paura. Gara adesso abbastanza annoiante, qua la facciamo bene, ma Mario non molla, è lì attaccato a noi. Arriviamo qua, bene sul cordolo, bene su quest'altro cordolino. Siamo un po' lenti, Mario, la sua presenza ce la fa sentire. Qua un po' lunghi, ma meglio che in altre circostanze e occasioni. Ci attaccherà Mario prima della rivassa, sicuramente.
curva dove lui arriva sempre temerario, la teniamo bene. Nel frattempo davanti Pellegrino vola, seguito da Leonello, terza Matilde Bughi. E poi io direi, non saprei se Cava o Cavara, io direi trattarsi di Cava. Arriviamo a questa staccatona, con dietro di noi Mario Portofranco, che fa sentire comunque la sua presenza. Adesso ha allentato un po', forse anche le gomme non lo stanno aiutando, noi non stiamo particolarmente poi guidando bene, però in tutti i casi sarebbe un 14° posto da non buttare via. Dietro di noi Mario, appunto, Jeffrey, ci attacca. Ma lo sapevo che Mario ci avrebbe attaccato, ma noi gli riserviamo un trattamento duro, lo mandiamo un po' lungo. Mario qua sbanda un po' e noi lo attacchiamo all'interno, sportello contro sportello, quando ci lanciamo verso l'ultimo giro. Ancora Mario temerario alla rivassa, arriva bene ma gli chiudiamo la porta. Ormai è una gara fra noi e lui, trattamento assassino di Mario con sportellata, ricorda un po' quell'impatto con Mara Vanier nella Cavara Cup. Ultimo giro, mamma mia, ci attacca anche Pellegrino, ma lui ormai ha già vinto ormai la sua gara. Arriviamo un po' lunghi. Ormai è una lotta tra noi e Mario con la Porsche. Macchina che sicuramente Mario un giorno guiderà. Noi glielo auguriamo. Grande Mario. Se ne va via. Qua c'è uno. C'è uno. È Leonello, veramente Leonello. Scorrettissimo, ci ha colpito a tradimento. Leonello, veramente molto scorretto. Lionel, veramente scorretto. Leonello, intanto c'è una bandiera gialla perché Portofranco si è girato. Probabilmente Leonello gli ha riservato lo stesso trattamento che ha riservato a noi. Scorretto Lionel, malissimo. Arriviamo lunghi, la correggiamo come si può. Male Leonello, veramente brutto. Questa cosa noi ci alleghiamo al dito. Ci saranno altre occasioni, altre gare. Andiamo bene. C'è qualcuno che ci attacca dietro. A questo punto potrebbe essere anche Jeffrey, perché Mario ha perso molte posizioni. E là davanti c'è Vanessona. Qua arriviamo lunghi. Ai ai ai, un po' di sabbia per noi. No, era Mario, vaffanculo, abbiamo perso quello che abbiamo guadagnato, che ci aveva regalato Lionel. Arriviamo veramente, l'unica è colpire Vanessa sulla linea d'arrivo.
per vivere un sogno con la mitica Vanessona, così ci capottiamo l'incidente durissimo. Vanessa, macchina distrutta, ma ci sta, ci sta. Quindicesimi, bellissima gara, grandi emozioni, solo sulla Bugi TV.